Oggi faremo un regalo speciale per il nostro papà. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Ancora mood festa del papà, è doveroso. Il papà ci supporta da sempre e per sempre e noi per la sua festa non gli faremo neanche un regalino? Giammai! Ma se le nostre finanze non ci permettono grandi investimenti, Arte per te vi viene in soccorso. Oggi prepareremo insieme una cornice in finto argento. Vedrete che effetto fantastico, vostro padre faticherà a capire che non è un oggetto di argenteria. Andiamo di là e vediamo come si fa. Ed ecco l'occorrente per il nostro progettino per la festa del papà, una bellissima cornice in finto argentone. Allora, ci occorrerà della colla aceto vinilica, questa molle tipo uhuhu, attacca tutto trasparente. Poi un colore scuro, io qui ho un grigio dell'APA Color, questo è buonissimo, ma voi potete usare anche colori più da poco conto. E questo è un grigio grafite delle squadre che io non userò perché ho già tagliato il cartoncino, ma vi dico che ci occorrerà del cartoncino. Il cartoncino io l'ho tagliato 1 20 cm e mezzo per 15 cm e un altro 22 cm e mezzo per 15 cm. Poi ho tagliato la fascetta dietro, non è importanza la lunghezza perché la sistemeremo, per adesso è 23, ma è importante più che altro lo spessore, che non deve essere inferiore a 3 cm e mezzo. E poi delle stanghette di transito che appunto creeranno lo spessore entro cui mettere poi la fotografia, che dovranno essere alte 15 cm e una, quindi due da 15 cm e larghe poco meno di un centimetro, e una invece da 18 centimetri e mezzo circa. Insomma, dovranno contornare quella che è la parte più larga della cornice. Poi un taglia balza, un pennello da poco conto, colla a caldo e pistola dell'ovatta, dei dischetti struccanti che ci serviranno per massaggiare la superficie, e la protagonista, la carta alluminio. Insomma, quella che usiamo per avvolgere i nostri cibi, quella che anticamente si chiamava la carta stagnola perché era fatta di stagno. Allora, ecco qua. Adesso cominciamo subito. Dal rettangolo più grande ricaviamo appunto una cornice. A questo punto foriamo il centro. A questo punto prendiamo la nostra cornice e cominciamo a fare tante piccole palline con la nostra pistola di colla a caldo. L'importante è che queste palline siano tutte più o meno uguali ed equidistanti tra di loro. Non fatele troppo vicine perché sennò spandendo si unirebbero e si perderebbe il disegno a pua. Fatto il primo giro, incastoniamo tra un giro e l'altro delle palline più piccole. Dopo aver reso a palline tutta la cornice, ripuliamola dalla colla che è fuoriuscita dai margini, quindi così, e ripuliamola soprattutto da tutti i filamenti che rilascia la colla. A questo punto prendiamo dell'alluminio, non troppo stropicciato, quindi della colla attacca tutto. E stendiamo l'attaccatutto su tutta la cornice. Prendo un pezzetto di carta non troppo stropicciato, creo
un angolo. Adagio, così alla bene in meglio, creando poi dall'altra parte ovviamente l'altro angolo che tiro via successivamente. Schiaccio ben bene, questa per adesso la rabocco soltanto, e con un dischetto di ovatta faccio in modo di calcare sulle palline di colla a caldo. Non lo faccio con le unghie perché sennò si spezzerebbe, quindi porto avanti questo lavoro abbastanza in fretta con un pennello un po' rigido, se voglio, passo in modo da spingere in basso la carta e continuo sull'altra sponda. A questo punto tagliamo l'eccessivo disavanzo di alluminio, giriamo la nostra cornicetta e incolliamo. Ok, quello che avremo alla fine del nostro lavoro sarà questo, mentre per quanto concerne l'altra base, quella che andrà poi posizionata sul retro, così, vi consiglio di scegliere un colore acrilico. Io ho scelto questo grigio grafite, che è molto bello, e pitturarla tutta. Volendo potreste rivestirla anche di carta velluto nera, questo conferirà alla vostra cornice un tocco ancor più di lusso. Ok, dritto dritto ad asciugare. Dipingo sempre con lo stesso colore anche le bacchette, di cui si vedranno solamente le sezioni laterali, quindi più di tutte devo attenzionare quelle, giusto appunto per sporcarci per bene le dita. Sempre con lo stesso pennello sporco, sempre dello stesso colore, prendiamo e cominciamo a fare questo lavoro qui. Ossidiamo un po' la nostra cornice. Mi raccomando, anche i margini. Questo, come vi dicevo, camufferà anche tutte quelle parti di cartone che magari sono venute fuori perché avete schiacciato troppo e avete strappato la stagnola. Prendiamo un dischetto struccante e cominciamo a liberare dall'eccesso di colore. La patinatura va data in più momenti, quindi immettete e togliete e poi reimmettete, così, e ritogliete. Quando sarete soddisfatti del grado di brunitura potete fermarvi. Voilà, bellissima. Adesso la lascio asciugare. Prima di dimenticarcene, dipingiamo da ambo i lati anche la parte che dovrà reggere il portafoto. Ora rifinisco la parte retrostante del portafoto. Quindi passo della colla su tutto. Giro e ritaglio angolando in difetto. Quindi metto la punta obliqua in modo che il taglio venga rientrato, quindi sotto la linea che si vede, e voilà, anche il retro è fatto.
Benissimo, adesso attacchiamo le nostre striscette, quindi come prima cosa rendiamole della stessa identica altezza e attacchiamole proprio sui margini, quindi senza bruciarci, un filo di colla a caldo su questa e un filo di colla a caldo su questa. Mettiamo poca colla a caldo così che non fuoriesca dai margini e la cornice risulti bella pulita. Abbiamo rifilato, quindi nella parte superiore ora si sono color cartoncino. Ripassiamo col pennello per renderle nere. Prendiamo quindi l'ultima stecca, anche qui poca colla a caldo lungo tutta la lunghezza della stecca e voilà. Ovviamente adesso su tutto di nuovo, 1, 2, 3, centriamo, voilà, e attacchiamo la nostra cornice. Non è bellissima? Manca l'ultimo passaggio, cioè quello di attaccare il retro. Decidiamo a quale altezza metterla, quindi se a questa altezza io rifilo ben bene il margine in maniera obliqua da questo lato, rifilo benissimo anche la parte superiore perché è quella che si vedrà e rimarrà attaccata, e poi nella parte qui a 3 cm dall'inizio faccio una sorta di piegatura così. Adesso con il pennello il margine inferiore, il margine superiore e anche la piegatura. Ok, attacco con un punto di colla a caldo e lascio pressato per un po'. Dopo qualche attimo la mia cornice è pronta per essere utilizzata. Vedete come il piedino dietro faccia appoggiare la cornice? Spero lo vediate. Prendete la foto di un monello o la vostra, se siete i monelli che state facendo questa bella cornice per papà, infilatela all'interno della vostra cornice e voilà! Per la festa del papà niente di più elegante che una cornice in argentone, originale e preziosissima, firmata Arte per te. Bene, scusate le mani tutte pastrocchiate, vado a lavarmele e vi lascio alle foto. E auguri a tutti papà! Auguri papà! Visto che bella la nostra cornice, lo studio, la scrivania di vostro padre sarà impreziosita dalla vostra creatività. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un argentatissimo pollice in su e condividete il video sulla vostra pagina Facebook, ma soprattutto venitemi a trovare sui miei altri canali, Due Cuori, Una Cappa e Ombretta. E non mancate su Instagram, vi metto il link qua sotto nell'info box. Su Instagram tante anteprime divertenti su tutti i video di Arte per te. Bene ragazzi, basta parlare e andate a schiacciare colla a caldo come se non ci fosse un domani. E noi ci ritroviamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Ciao, alla prossima volta!